Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo brevissimo video dove facciamo un resoconto sul primo turno e mostro i nuovi gironi. Partiamo dai nuovi gironi, cioè dal nuovo girone dal secondo turno. Abbiamo Youngus contro Simone del Team Shadow Master e Youngus già ha subito giocato, come vedete ho pubblicato l'immagine, il post 22 ore fa. Ha visto subito il post, quindi ha già giocato e ha vinto velocemente, diciamo così, 2-0. Poi a seguire Nattisori X contro Dark Fairy Team, Sindagra contro Riccardo del Team Shadow Master, Nicocaus 112 contro Mattek e infine Verde 99 contro Yu-Gi-Oh! 0 Italy 092. Facciamo un resoconto del primo girone. Allora, vedendo un po' la tabella velocemente, allora, Youngus è andato contro Mattek ed è stato un bellissimo, bellissimo match, che è stato vinto da Youngus per 2-1. A seguire ci sono stati Nicocaos 112 contro Nattisorix, che ha vinto anche perché Nico non ha purtroppo visto nulla, mani di un po' di cacca, e Nat ha sparato il TT più grosso della storia forse, vincendo 2-0. Poi Dark Fairy Team contro Yu-Gi-Oh! 0 Italy 092, purtroppo non ho avuto modo di vedere il loro match ed è stato vinto da Dark Fairy Team per 2-1. Poi Riccardo del Team Shadow Master contro il suo compagno di team Simone, e Riccardo ha concesso perché non ha potuto giocare, quindi ha vinto Simone a tavolino. E infine Verde 99 contro Sildagra. Ho dovuto dare game loss a Verde perché non è riuscito a giocare in quei giorni stabiliti. Non l'ho fatto per cattiveria assolutamente, già ci ho anche parlato con lui e si scusa, ma mi scuso anch'io. E in un mio video ci deve essere sempre un qualcosa di scusa, ma vabbè, dettagli. E purtroppo non è riuscito a giocare nei giorni prestabiliti. E vabbè, mi auguro si riesca a riscattare con il nuovo turno. Quindi, premesse: dovete mandarmi results entro le 19:30, le 20 di mercoledì questo, perché devo an anche andare avanti con il torneo. Se no, di nuovo game loss, vedo un po' la disponibilità, chi non era disponibile, vabbè. E un'altra cosa, le decklist, che alcuni mi hanno chiesto le decklist dell'avversario. Non posso per correttezza dire le decklist altrui. Se proprio volete saperle, chiedete direttamente al vostro avversario, ecco. E niente, al momento non mi viene in mente altro da dire. E questo torneo mi sta piacendo molto, è divertente da seguire e da gestire. LOL. E il vincitore avrà il diritto di scegliere la banned, il meta, diciamo così, del prossimo torneo. E questo. Quindi rimanete sincronizzati per il torneo sulla pagina Facebook, che trovate sul canale o in descrizione di ogni mio video. E questo. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Arrivederci al prossimo video.